Arriva domenica per riscattare il brutto mercoledì di entrambe le squadre dallo stadio Tassara di Breno. È Breno-Arconate, veramente i playoff e magari una posizione anche di comodo. Si aspetta il fischio d'inizio che arriva ora. Partita Breno-Arconatese. Andiamo con le formazioni delle squadre. Dicevamo non giocano i portieri appunto sulla carta titolari. Marcone lo vediamo adesso invece. Vediamo se a seconda la sovrapposizione. No, preferisce andare a puntare, calciare. Bene l'olio che va a deviare. Questo è il primo tiro del match. Attenzione, poi la deviazione, che rischio. Proteste per quanto riguarda l'azione di poco fa, la palla in aria, il tiro e la traversa. Clamorosa occasione qui per l'Arconatese, ci ha provato. Tagliani fa ripartire il Breno, non è ancora una volta pressato, allora serve Goglino. Viene invece a pressarlo subito, ma Goglino l'ha saltato con un gioco di prestigio e qui crea superiorità. Può fare bene qui il Breno, Nolaschi con Mauri che ha fatto passare palla, Nolaschi in mezzo, deviazione. San Pietro per Perez che poi va dritto per dritto, palla che però rischia di diventare buona e qui c'è un fallo. E attenzione, attenzione, al momento importante della partita, potrebbe arrivare, vediamo, no, giallo. Il numero 11 triglia per Tanghetti per infortunio, spera, la palla subito messa in mezzo, Paravicini che si gira, miracolo di Loglio, grandissima parata. Palla in mezzo sul primo palo, Gomis di testa, poi... Questa è la prima occasione. Gli spazi nel gioco palaterra, l'Arconatese non ha mai veramente calciato in porta. Vediamo adesso, attenzione, perché è partito bene il Breno con Nolaschi. Nolaschi per Tanghetti, il diagonale, la parata. Falsa riga. Tanto Vecchiarelli, c'è Gomis che prova a dettare il passaggio. Vecchiarelli lo vede, Gomis ha spazio per mettere il cross. È buono per Marcone che sbaglia tutto. Si riforma il gioco delle coppie in aria, il cross in mezzo. Palla che rimane lì. Con Bianchi di testa, ancora una parata di Loglio. Uno strano gioco di incroci che libera alla fine il numero 10. Al minuto 8 della ripresa, Breno 0, Arconatese 1, il gol di Siani. Arbitro che alza il braccio, ma è tutto regolare con Mauri, che prova a sterzare, poi conclude. C'è! Con Mauri, gran girata del numero 7. E dunque si riparte 1-1, guardate, c'è però ancora l'Arconatese, ancora sul secondo palo, Marcone di testa, Loglio ci arriva, ma una partita che ormai... Ancora San Pietro per Perez, il dialogo tra i due, Perez poi dentro per Boldini, Boldini subito per Perez, che cerca di tenere palla, ce la fa, in mezzo il colpo di testa di Goglino! Con Goglino che serve subito Mauri. Mauri ha un po' di spazio davanti a sé Zucchetti. Mauri, Mauri per Melchiori. Melchiori al limite. Melchiori il tiro. La parata di Maldifassi. Grossa occasione per il Breno. Vediamo adesso la palla recuperata. Bene da Negretti. Negretti per Melchiori. Melchiori, Mauri, Mauri, Mauri. Mauri al limite. Mauri esce Bianchi. Tiro. La palla ancora buona Goglino. Sì! Del Breno che si è buttato dentro in area di rigore, Bianchi ha chiuso su Mauri, ma a quel punto nulla ha potuto la difesa dell'Arconatese sul piatto di Pato Goglino. E buon compleanno dunque Bianchi di testa, l'ultima palla forse per l'Arconatese, 49-54, la palla in mezzo, c'è l'olio, la mette lui la firma.